Acque di sangue e i simboli dell'Apocalisse. Le acque del Nilo si tingono di rosso, le immagini fanno il giro del web. Il Nilo è il celebre fiume africano che scorre verso nord. Insieme al Rio delle Amazzoni è il fiume più lungo del mondo. Secondo un importante studio coordinato dall'Università di Roma III e dall'Università Americana del Texas, con il contributo dell'Università della Florida e dell'Università di Milano Bicocca, pubblicato sulla rivista Nature Geoscience, l'età del Nilo supera i 30 milioni di anni. Dalle sorgenti fino al delta, il Nilo attraversa 7 paesi: Burundi, Ruanda, Tanzania, Uganda, Sud Sudan, Sudan ed Egitto, per una lunghezza di circa 7.000 km, e il suo bacino idrografico include zone della Repubblica Democratica del Congo, Kenya, Eritrea ed Etiopia. È formato da due grandi rami confluenti, il Nilo Bianco e il Nilo Azzurro, che si fondono presso la capitale sudanese Khartoum, e il suo corso settentrionale scorre quasi interamente attraverso il Sahara, dal Sudan fino all'Egitto. Alla fine del suo viaggio, il Nilo si dirama in una grande foce a delta per unirsi al Mar Mediterraneo. L'ubicazione convenzionale della sua sorgente è situata sul monte burundese Kikizi, in località Kasumo, a 2054 metri d'altitudine, ma va detto che presso la montagna Bigugu in Ruanda è stata individuata un'altra sorgente ancora più in alto, a 2807 metri. Sembra incredibile, ma nonostante la tecnologia satellitare, a causa di montagne impervie, zone paludose e foreste praticamente inaccessibili, le vere sorgenti del Nilo ancora oggi restano un mistero. Si trovano certamente sulle montagne tra Ruanda, Uganda, Burundi e Congo, ma a tutt'oggi il luogo preciso delle sorgenti del Nilo rimane sconosciuto e il dibattito tra gli esploratori è ancora aperto. Che il Nilo si tinga di rosso non è una novità. Il fenomeno è stato registrato più volte nel corso della storia, ma gli studi scientifici iniziarono solo nella metà del XIX secolo. L'ipotesi ufficiale parla di un'anomala formazione di microscopiche alghe, fioritura algale o bloom algale, che producono pigmenti rossi. Gli antichi greci coniarono il nome Mar Rosso proprio in riferimento alla colorazione assunta dall'acqua durante la fioritura algale. Il fenomeno sembra verificarsi con maggior frequenza dove l'acqua è inquinata da fertilizzanti azotati ed altri composti chimici che esasperano il comportamento delle alghe. Questo spiegherebbe anche la moria di pesci. Infatti, l'enorme biomassa dovuta alla decomposizione delle alghe può abbattere i livelli di ossigeno a tal punto da causare la morte di tutti gli organismi acquatici che non hanno la possibilità di allontanarsi. Questo è proprio ciò che avviene, ad esempio, nelle famose zone morte che si trovano allo sbocco del fiume Mississippi, uno dei fiumi più inquinati a causa delle aziende agricole e degli allevamenti intensivi. Il fenomeno delle acque rosse è spesso associato al rilascio di sostanze tossiche e viene favorito dalle precipitazioni abbondanti e dal surriscaldamento climatico. Ad ogni modo, per quanto riguarda il fenomeno delle acque rosse del Nilo verificatosi nei primi giorni di novembre 2023, allo stato attuale vi sono soltanto congetture. Questa volta gli scienziati non hanno ancora chiarito le cause del fenomeno. Dal punto di vista simbolico, l'acqua rossa del Nilo rappresenta un presagio funesto, l'annuncio di un castigo divino, esattamente come accadde con le 10 piaghe d'Egitto prima dell'esodo biblico del popolo ebraico. La prima piaga fu proprio la trasformazione dell'acqua in sangue. Benché alcuni esperti dichiarino che all'epoca di Mosè il Nilo divenne rosso per un fenomeno di eutrofizzazione che provocò la moria di pesci a causa delle tossine rilasciate dai microrganismi, metaforicamente l'acqua che si tinge di rosso rappresenta sempre il sangue del popolo ebraico schiavizzato dagli egizi. Oggi la situazione si è ribaltata e questo fenomeno viene messo in relazione con l'annoso conflitto in Terra Santa, dove Israele sta schiacciando il popolo palestinese della striscia di Gaza in maniera più sanguinaria di quanto fece il faraone egizio con il popolo ebraico. Vediamo ora qualche esempio dove le acque diventano rosse per cause naturali.
Italia. Il lago di Tovel in Trentino, lago alpino della Val di Non in provincia di Trento, a 1178 metri all'interno del Parco Naturale Adamello Brenta, era conosciuto nel mondo intero con l'appellativo di Lago Rosso, perché nei periodi più caldi dell'anno le sue acque diventavano color vermiglio. Dopo decenni di ricerche, nel 1954 si scoprì che lo spettacolare e misterioso fenomeno era dovuto alla presenza dell'alga Tovelia sanguinea, che a certe temperature produce un olio ricco di carotenoidi. A causa dell'inquinamento e della scomparsa degli animali da pascolo, le cui deiezioni ricche di azoto e fosforo favorivano la proliferazione dell'alga, a partire dagli anni 60 il fenomeno si è progressivamente ridotto, fino a scomparire del tutto negli anni 80. Perù. Il fiume rosso Palquella Pucamayo attraversa la catena montuosa di Vilcanota nella provincia di Canchis, a sud-est di Cusco. Il nome deriva dal Quechua, la lingua dell'impero Inca, che già conoscevano questo fiume. Come tanti altri piccoli affluenti, il Palquella Pucamayo sfocia nel Vilcamayo, che attraversa la Valle Sacra di Cusco e la cittadella di Machu Picchu. Questo fiume ha sempre un colore particolare, ma d'inverno, particolarmente da novembre ad aprile, le sue acque si tingono di rosso. Infatti, a causa delle piogge, le rocce del suo letto di arenaria rilasciano l'ossido di ferro che colora l'acqua di un rosso via via sempre più intenso, soprattutto nei primi 5 km dalla sua sorgente. Per le stesse ragioni, anche altri fiumi della Palcoyo Rainbow Mountain, nel distretto di Combapata, assumono spesso tinte rossastre. Dunque, un fenomeno del tutto naturale che le popolazioni locali conoscono da millenni. Italia. Il lago Rosso del Salento, nell'entroterra poco a sud di Otranto, è un deposito d'acqua formatosi in modo naturale all'interno di quella che, dal 1940 al 1976, è stata una cava a cielo aperto di bauxite, roccia sedimentaria di colore rosso cupo da cui si ricava l'alluminio. Dopo l'abbandono della cava, le infiltrazioni d'acqua di una delle tante falde acquifere presenti nel territorio carsico hanno formato un laghetto rosso, un suggestivo ecosistema lacustre oggi meta di gite scolastiche e visite turistiche. La terra che circonda la cava è tuttora utilizzata per la produzione di colori artigianali. Nonostante la realizzazione della miniera avesse finalità meramente commerciali, la natura ha creato una nuova armonia. Bolivia. La Laguna Colorada è un lago salato situato a 4.278 metri sull'altipiano sud-occidentale boliviano, vicino al confine cileno, nella riserva nazionale di fauna andina Eduardo Avaroa. La sua profondità media è di soli 35 cm, quella massima di circa 1,5 m. Largo 9,5 km e lungo quasi 11 km, ha un perimetro costiero di circa 35 km per una superficie complessiva di 54 km2. Con le sue acque ricche di minerali, è un importante sito di accoppiamento e riproduzione del fenicottero di James, del fenicottero delle Ande ed altre specie. Il colore rossastro della laguna deriva dalla deposizione di sedimenti rossi, dalla presenza di microrganismi e dalla pigmentazione di alcune alghe. Cile. Con le sue dense acque rosse come sangue, la Laguna Roja è un remoto lago delle Ande cilene a 3.700 metri d'altezza, a 150 km dalla città di Iquique, nel nord del paese. Nessuno sa quanto siano profonde le sue acque rosse, la cui temperatura oscilla tra i 40 e i 50 gradi centigradi. Fino all'anno 2009 la Laguna Roja era conosciuta soltanto dalla gente locale, lo stesso Servizio Nazionale del Turismo ignorava la sua esistenza. Per secoli, segreti e leggende della Laguna Roja sono stati custoditi dall'antico popolo degli Aymara, che fin dai tempi incaici vive vicino al lago peruviano Titicaca, in Cile, Bolivia e nel nord-est dell'Argentina. Questo popolo ha protetto il lago, perpetuando i racconti di una maledizione secondo la quale chiunque si avvicini alle sue acque va incontro alla morte. Non sono mai stati effettuati veri e propri studi della laguna e si ipotizza che la sua colorazione rossa sia dovuta a particolari alghe o a sedimenti minerali. La popolazione locale, invece, narra una leggenda secondo la quale, dopo una lunga siccità, tre vergini vennero sacrificate agli dèi per ottenere la pioggia. Il sacrificio delle vergini ottenne il suo effetto, le piogge arrivarono, ma le vergini stesse lanciarono una maledizione. Chi avesse bevuto le acque di quei laghi o ci si fosse immerso avrebbe subito gravi sciagure. Africa. Il lago salato Retba, in Senegal, ha una colorazione rossastra soprattutto nella stagione più calda a causa dell'alga Dunaliella salina. In Tanzania, in un altro lago salato, sono i cianobatteri a produrre lo stesso fenomeno.
Negli Stati Uniti d'America, nel 2011, a causa della siccità, in Texas il lago di San Angelo si è in gran parte prosciugato ed è diventato rosso come il sangue per l'effetto di alcuni batteri primitivi, Chromatiacea bacterica, che proliferano in acque carenti di ossigeno. Australia. Nel 2012 il mare è divenuto rosso sangue. A Sydney molte spiagge famose si sono tinte di rosso nel tratto di mare che va dalla Maroubra Beach alla celebre Bondi Beach. Centinaia di turisti e surfisti sono rimasti scioccati dall'inquietante spettacolo. Ai pescatori è stato sconsigliato di consumare il pesce e la balneazione è stata vietata, anche se alcuni hanno disobbedito. La causa del fenomeno sarebbe un'anomala proliferazione dell'alga Nocticula scintillans, che di notte può anche diventare fosforescente. Iran. Hormuz, famoso luogo turistico del Golfo Persico, è noto per il colore rosso dell'acqua e del paesaggio isolano, dovuto all'alta concentrazione di ossidi di ferro. In certi casi, come nel 2019, probabilmente a causa delle correnti, il mare assume una colorazione rossa più intensa del solito. E adesso vediamo qualche esempio di acque rosse causate dall'inquinamento. Why they don't move like gangsters? Change don't change like it used to. Cina. Il fiume Giallo, il terzo fiume più lungo del mondo, diventa rosso. Il fiume Giallo, lo Huanghe, letteralmente il fiume dalle acque d'oro, deve il suo nome al fatto che, attraversando un altopiano formato da un finissimo materiale giallastro e trasportandone a valle più di 1,5 miliardi di tonnellate di limo all'anno, le sue acque assumono la tonalità gialla. Nel 2014 il fiume Giallo, culla dell'antichissima civiltà orientale, nel giro di poche ore ha assunto un'inquietante tonalità vermiglia. Con ogni probabilità il fenomeno è stato provocato dai rifiuti industriali. Siamo infatti nella provincia dello Zhejiang, contea di Kunming, dove si trova il più grande centro industriale della Cina sud-occidentale, stracolmo di aziende tessili e stabilimenti chimici. Non è la prima volta che il fiume diventa rosso a causa dei veleni. Era già accaduto nel 2011. Lo stesso fenomeno si è poi verificato nel settembre 2012 anche nel fiume Yangtze, il celebre fiume azzurro, il fiume più lungo dell'Asia, presso la città portuale di Chongqing. Anche in quell'occasione, improvvisamente, le acque sono diventate rosso sangue. Le stime più recenti affermano che in Cina oltre il 60% delle acque è inquinato e non potabile. Le conseguenze sullo stile di vita e sulla salute della popolazione sono ovviamente drammatiche, ma come avviene anche negli Stati Uniti d'America e nel resto del mondo, anziché tentare di ridurre la produzione di scorie velenose, i governi innalzano la soglia di inquinamento tollerabile. Intanto, gli abitanti delle campagne cinesi raccontano che i fiumi talvolta diventano più verdi dei prati. E questa non la chiamate apocalisse? Gli scienziati possono trovare mille nomenclature e spiegazioni razionali, ma chi ha occhi per vedere sa riconoscere che anche questi sono segni dei tempi che indicano la fine della civiltà. Italia, Campania, Castellammare di Stabia, Napoli, anno 2014. I giornali raccontano di una scia di schiuma bianca velenosa e, tempo dopo, del rivo vernotico diventato improvvisamente color blu. Poi, a luglio, il mare del Golfo Stabiese si è tinto di rosso. I residenti, impauriti, hanno allarmato la capitaneria di porto e sul posto sono intervenuti anche i militari. La sostanza rossa, probabilmente vernice, sarebbe emersa dalla rete fognaria. Anno 2016, Norilsk, Siberia, nord del circolo artico. Secondo il romantico immaginario comune, il paesaggio della lontana Siberia dovrebbe essere completamente bianco, e invece no. Il fiume Daldikan, che attraversa la tundra dell'arcipelago Gulag, è diventato rosso come un fiume di sangue. Greenpeace ed ecologisti russi denunciano una catastrofe ambientale coperta dalle autorità. Il ministro russo delle risorse naturali e dell'ambiente ha aperto un'indagine sulla vicenda, accusando l'industria chimica siberiana, ma siamo alle solite ipocrisie politiche, perché nell'Artico gli standard ambientali della Russia sono indecenti. Se pensiamo ad esempio alla città di Usinsk, dove a causa dell'inquinamento petrolifero anche la neve ha una colorazione quasi nera.
L'azienda Norilsk Nickel, primo produttore mondiale di nickel e palladio, ha avuto la sfrontatezza di dichiarare che i colori rossi del fiume erano sfumature naturali. Sulle prime, infatti, i vertici del colosso industriale hanno negato qualsiasi coinvolgimento, poi hanno dovuto cedere alle pressioni popolari ed hanno ammesso le proprie colpe, confessando che, a causa delle forti piogge, un impianto dello stabilimento Nadezhda ha sversato fluidi tossici nel fiume. La stessa azienda, che controlla l'accesso a tutta la regione e non è nuova a questo genere di incidenti, afferma che nonostante l'acqua sia rossa non ci sono problemi. Le persone, la flora e la fauna non hanno subito danni e tutti possiamo dormire sonni tranquilli. La città mineraria di Norilsk è la città più settentrionale e più fredda del mondo. La temperatura media è di 27 gradi sotto zero ed è considerata una delle città più inquinate del mondo. Negli anni 30 del 1900, i prigionieri dei campi di lavoro sovietici furono costretti a costruire questa città appositamente come centro minerario. Qui Josef Stalin spediva ai lavori forzati i detenuti dei gulag per estrarre i minerali. Poi negli anni 50 la città si sviluppò e oleodotti e ciminiere si moltiplicarono come mostri, come tante Ilva di Taranto tutte insieme, senza nessuna tutela ambientale. A Norilsk ogni anno vengono rilasciati nell'ambiente oltre 4 milioni di tonnellate di sostanze inquinanti, piombo, rame, cadmio, selenio, arsenico, zinco ed altri. Le concentrazioni di rame e zinco nell'aria raggiungono livelli pazzeschi. È peggio di un film dell'orrore. Nel raggio di 50 km dall'impianto dove si lavora il nickel non c'è nemmeno un solo albero vivente. Qui la natura si tinge di sfumature chimiche surreali, dall'arancio al blu elettrico. Ex dipendenti della Norilsk Nickel hanno raccontato alla stampa: da noi anche la neve è rossa. In questo inferno vi sono circa 170.000 abitanti, tutti affetti da gravi patologie, e l'aspettativa di vita è di 10 anni più bassa rispetto alla media nazionale. Nel giugno del 2020, in piena emergenza Covid, un altro incidente nella città siberiana tinge nuovamente il fiume di colore rosso sangue. Questa volta la colpa è attribuita a un guasto nella centrale termoelettrica controllata sempre dalla Norilsk Nickel. A causa dell'incidente, oltre 20.000 tonnellate di diesel sono state sversate nel fiume dal Dikan e il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato lo stato d'emergenza per la catastrofe ambientale. E questa non è Apocalisse? E che cos'è? Mala tempora currunt, sed peiora parantur. Mala tempora currunt, et peiora premunt. Spagna. Il Rio Tinto scorre tra le montagne della Sierra Morena in Andalusia e sfocia nel golfo presso la città di Huelva, a circa un'ora e mezza da Siviglia, nel sud della Spagna. Il colore rosso delle acque del fiume è dovuto alla forte presenza di ferro e rame. I giacimenti di ferro, sfruttati sin dai tempi dei Fenici, vennero abbandonati soltanto negli anni 50 del 1900. Infatti nella zona si trovano alcune miniere che a metà del 1800 la Spagna vendette agli inglesi della Rio Tinto Company Limited e il luogo divenne uno dei centri di estrazione più importanti al mondo, generando gravissimi problemi di avvelenamento dei campi e degli animali. Come se non bastasse, nel 1888 i lavoratori delle miniere furono trucidati durante una grande manifestazione popolare che reclamava migliori condizioni di vita. I materiali tossici assorbiti dal terreno non permettono alcun tipo di vita animale o vegetale nell'intera area. Vi sono soltanto microrganismi capaci di vivere senza ossigeno. Questi hanno attirato l'interesse dei ricercatori. Gli esperti della NASA e dell'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea, analizzando il terreno, hanno riscontrato caratteristiche simili a quelle del pianeta Marte ed hanno rinvenuto dei batteri che si nutrono esclusivamente di minerali. Questi batteri potrebbero facilitare la presenza umana sul pianeta rosso, perciò la NASA ha stabilito nella zona alcune basi del progetto Marte. Dove in passato sorgeva una delle miniere, sono stati installati robot e tecnologie varie per la ricerca di vita extraterrestre, strumentazioni capaci di rintracciare materiale chimico, proteine, polisaccaridi, acidi nucleici ed altro, per rendere possibile l'estrazione del DNA dei microrganismi marziani.
Giordania, anno 2021. Nella regione di Moab, una pozza d'acqua situata nei pressi del Mar Morto ha assunto inaspettatamente una colorazione rosso sangue. Gli esperti ipotizzano che le cause del fenomeno siano da attribuire alla presenza di particolari alghe oppure ossido di ferro, ma non si esclude che il colore dell'acqua sia stato alterato dallo sversamento di sostanze velenose. Nel giro di 2 anni è la seconda volta che un bacino idrico della Giordania si tinge di rosso. A maggio 2020 era toccato anche al fiume israeliano Nahal Alexander, presumibilmente a causa degli sversamenti dei mattatoi. Italia, Campania, anno 2022. Campi Flegrei. Il lago d'Averno diventa rosso. Gli abitanti, preoccupati che il fenomeno fosse collegato all'inquinamento della zona oppure che fosse dovuto ai movimenti tellurici, bradisismi, annunciatori di eruzioni vulcaniche, sono stati tranquillizzati dall'ARPAC, l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale in Campania. In un articolo del 31 marzo 2022 si legge infatti che per gli esperti all'origine delle acque rosso sangue del lago vulcanico d'Averno ci sarebbe la fioritura di alcune alghe. Leggiamo: il lago d'Averno è interessato spesso in fioriture algali di colore rosso scuro, che si verifica soprattutto nel periodo invernale o quando si verificano condizioni di clima freddo durante la notte. Le analisi delle acque sembrano confermare questa tesi. Dopo il lago d'Averno si tingono di rosso anche il mare tra Baia e Lucrino, in provincia di Napoli. Dunque si è trattato di un fenomeno esteso che ha richiamato l'attenzione di migliaia e migliaia di persone. Anche qui ci troviamo di fronte a un evento naturale che non dovrebbe generare troppi allarmismi. Se davvero si tratta di un fenomeno abbastanza ordinario e quindi conosciuto dagli abitanti della zona, allora ci chiediamo per quale motivo gli abitanti si siano preoccupati così tanto. È davvero un fenomeno così consueto? Viviamo in un periodo storico in cui ci si aspetta di tutto e l'acqua che diventa rosso sangue risveglia nell'uomo un forte turbamento ancestrale, perché la maggior parte delle persone, inconsciamente, coglie il simbolismo presente in questi fenomeni, soprattutto nel periodo storico attuale, che con ogni evidenza è un periodo apocalittico. Sta ad ognuno di noi la capacità di saper distinguere gli eventi ordinari da quelli che invece debbono richiamare la nostra attenzione. Ancora in Italia, a seguito dell'alluvione del maggio 2023, in alcune aree dell'Emilia-Romagna si sono verificate delle preoccupanti anomalie. Martedì 6 giugno 2023, nel canale Zaniolo, primo tratto del canale Destra Reno, nel comune di Conselice, l'acqua è diventata improvvisamente rossa, probabilmente a causa di solfobatteri purpurei e dell'alga euglena, organismi che proliferano in condizioni di elevato carico organico e scarsa ossigenazione. Ma il colore rosso dell'acqua non è stata l'unica anomalia. Il 5 giugno 2023, nel comune di Ravenna, il canale Mandriole, collegato anch'esso al Destra Reno, è diventato scuro e maleodorante e si è verificata un'estesa moria di pesci, sia d'acqua dolce che d'acqua salata, probabilmente sempre in relazione a contaminazione e mancanza di ossigeno. Anche qui siamo di fronte alle dirette conseguenze di un evento naturale estremo, ma del tutto prevedibile. Di fronte a questi avvenimenti si dovrebbe riflettere sull'importanza della prevenzione e quindi sul rispetto della natura, che ha bisogno dei suoi spazi e non può essere violentata dall'urbanizzazione, dalla cementificazione e dallo sfruttamento agricolo intensivo senza tener conto appunto degli spazi vitali di cui la natura ha bisogno. Non è necessario che i segni apocalittici provengano sempre dal mondo soprannaturale, come ad esempio le centinaia di lacrimazioni di sangue delle statue sacre, per capire che l'umanità sta vivendo una crisi globale i cui effetti drammatici si manifestano con crescente violenza. Se abbiamo capito che tutte le forme di vita esprimono un certo grado di intelligenza, se abbiamo capito che l'intelligenza è quell'ente immateriale, spirituale, che governa i corpi fisici, e se abbiamo capito che tutte le intelligenze di tutte le creature del pianeta sono integrate fra loro nel grande organismo chiamato natura, allora è logico pensare che l'alterazione, l'adulterazione della natura abbia come conseguenza la reazione della natura stessa, che si difende con le proprie forze dall'aggressione dell'uomo. E così facendo, si rivolge all'uomo con il linguaggio dell'intelligenza, un linguaggio tanto concreto quanto simbolico, il linguaggio degli elementi naturali. Le intelligenze della natura, acqua, aria, terra e fuoco, che gli scienziati extraterrestri chiamano Zygos. Questi scatenano le loro forze per ammonire duramente l'umanità con il potere emblematico di certi tragici avvenimenti,
per portare alla luce le paure ancestrali dell'uomo e scuotere così la sua coscienza. Il fenomeno delle piogge di sangue. Nel corso della storia sono stati documentati diversi episodi delle cosiddette piogge di sangue. I casi registrati di solito coprono piccole aree e la durata può variare da pochi minuti a diversi giorni. Uno dei primi scienziati che tentò di spiegare questo fenomeno fu Giuseppe Maria Giovene, vissuto tra il 1753 e il 1837. La letteratura sull'argomento è scarsa, ma di recente ha attirato l'attenzione di alcuni scienziati, soprattutto a partire dalla pioggia rossa del 2001 nel Kerala, in India, ripetutasi nuovamente nel 2012. Oggi la scienza afferma che le piogge rosse sono dovute alla presenza di microrganismi, spore aeree di microalghe come la trentefolia annulata o polveri. Altri scienziati mettono in relazione queste piogge rosse con le macchie solari e le aurore boreali. Le piogge di sangue nella storia. Nella sola Europa sono stati registrati una trentina di casi nel XIII, XIV e XV secolo. Altri 190 casi si contano tra il XVI e il XVII secolo. E nel XIX circa 150 casi, tra cui quello più noto, è avvenuto in Australia nel 1897. Vediamo adesso alcune tra le più importanti piogge di sangue della storia. Uno dei primi esempi letterari si trova nell'Iliade di Omero, composta intorno all'VIII secolo a.C., dove si narra che Zeus, padre degli uomini e degli dei, provocò la pioggia di sangue in due occasioni. Nel libro XVI dell'Iliade ricorre l'episodio in cui Zeus piange la morte del figlio Sarpedone o Sarpedonte ed esprime il proprio dolore facendo piovere sangue sui guerrieri troiani in battaglia, avvertendoli così dell'imminente morte di Sarpedone che avrebbe segnato la loro disfatta. Intorno al 700 a.C. anche il poeta Esiodo racconta lo stesso fenomeno. Plutarco, biografo greco del primo secolo, riferisce di una pioggia di sangue verificatasi durante il regno di Romolo, fondatore di Roma, e gli autori romani Tito Livio e Plinio registrano altri episodi simili avvenuti in seguito. Nel 214 a.C., durante il consolato di Quinto Fabio Massimo e Marco Claudio Marcello, a Mantova l'acqua di uno stagno formato dagli straripamenti del fiume Mincio diventò rossa come il sangue. Il Superni Gradus, notizie di alcuni prodigi, riporta che in una cittadella della Campania e sulla piazza del mercato di Roma piovve sangue di cinghiale e Tito Livio narra che su Calio, a Creta e a Roma piovve sangue sul mercato del bestiame. Il vescovo Gregorio di Tours, importante storico e agiografo dell'età merovingia, prima dinastia dei Franchi, vissuto nella seconda metà dell'anno 500, racconta che nel 582 nel territorio di Parigi pioveva sangue reale dalle nuvole, cadendo sulle vesti di molti uomini che erano così macchiati che si spogliarono dei loro abiti con orrore. Nei registri della cronaca anglosassone, scritti verso la fine dell'anno 800, leggiamo che nel 685 c'era una pioggia sanguinante in Gran Bretagna. Latte e burro sono stati trasformati in sangue. Nel XIV secolo, il monaco Ralph Ogden, nella sua opera Polychronicon, racconta che nel 787 vi fu una pioggia di sangue che annunciò l'imminente invasione vichinga. Il libro di Leinster, scritto nel XII secolo, registra molti eventi sensazionali, tra cui una pioggia di sangue verificatasi nell'anno 868. Il vescovo Geoffrey di Monmouth, che nel XII secolo rese popolari le leggende di Re Artù nella sua Historia Regum Britanniae, scritta attorno al 1136, parla della pioggia di sangue verificatasi nel regno di Rivallo o Riallon, sovrano leggendario della Britannia XI secolo a.C.
Lo stesso evento fu poi approfondito nel XIII secolo dal poeta inglese Lyamon nel suo poema Brute o The Chronicle of Britain, dove leggiamo: «Arrivò uno strano segno, come mai prima d'ora, né mai fino ad allora. Dal cielo ecco un meraviglioso diluvio. 3 giorni ha piovuto sangue, 3 giorni e 3 notti. Quando la pioggia se ne fu andata, ecco che arrivò un altro segno simbolico. Qui arrivarono mosche nere e volarono negli occhi degli uomini, nella loro bocca, nel loro naso, le loro vite andarono tutte in rovina. Successivamente venne una tale mortalità che pochi qui rimasero vivi». Il prete agostiniano Guglielmo di Newburgh, o William of Newbury, storico e religioso inglese del XII secolo, noto anche con lo pseudonimo di William Parvus, vissuto nella seconda metà del 1100, nella sua Historia Rerum Anglicarum, parla di una pioggia di sangue che nel 1196 colpì Riccardo Cuor di Leone. Pioggia di sangue sul cuor di leone, una famosa storia sconosciuta. Maggio 1196, siamo sulle rive della Senna, uno dei principali fiumi francesi, a Léan-d'Ely, porta d'ingresso della Normandia, la regione settentrionale della Francia che all'epoca, nel XII secolo, era territorio inglese. Qui siamo sotto la giurisdizione dell'arcivescovado della città di Rouen, che si trova a una 40 chilometri di distanza, città che 700 anni più tardi darà i natali al grande autore del romanzo Madame Bovary, il maestro del realismo letterario Gustave Flaubert. Qui, a Léan-d'Ely, nel 1196 è in atto la costruzione della straordinaria fortezza Château Gagliard, il Castel Gagliardo, commissionato dal duca di Normandia re Riccardo I d'Inghilterra, ovvero il celebre Riccardo Cuor di Leone, così chiamato perché in guerra era solito combattere valorosamente in prima fila al fianco dei suoi soldati. Riccardo Cuor di Leone è il buon sovrano di cui si narra nelle famose ballate di Robin Hood. E davvero fu un condottiero vittorioso. Ad esempio, egli conquistò l'isola di Cipro e la città fortezza della Galilea occidentale San Giovanni d'Acri, la Tolemaide che attualmente è nello Stato di Israele. Infatti fu uno dei comandanti cristiani della Terza Crociata, l'unico ad aver battuto sul campo il celebre sultano condottiero Saladino, e stava per conquistare la stessa Gerusalemme, ma decise di fermarsi davanti alle sacre mura. La costruzione di Château Gagliard deve essere ultimata velocemente. Migliaia di operai vi lavorano giorno e notte perché il castello dovrà presto difendere la Normandia dagli imminenti attacchi del 7° re di Francia, Filippo il Conquistatore, ossia Filippo II, Filippo Augusto della dinastia Capetingia, deciso a invadere i territori inglesi della Normandia. Nel capitolo 34 della Historia Rerum Anglicarum, Guglielmo di Newburgh scrive: «Quando il re ebbe individuato un luogo molto conveniente nella città, che si chiama Andely, e che era il patrimonio della chiesa di Rouen, per costruire un castello sulla Senna per la difesa della Normandia, ritenne opportuno impadronirsene subito». Dunque, il castello sorge su una terra che appartiene al clero di Rouen, il cui arcivescovo mal sopporta la confisca. Questi, infatti, ci dice la storia, vedeva con insoddisfazione questa astrazione del patrimonio della sua chiesa, ed i francesi guardarono con indignazione e invano si irritarono contro l'invidiosa impresa che non poterono impedire. Secondo il cronista e secondo il parere popolare, l'espropriazione terriera che re Riccardo effettuò ai danni della chiesa scatenò una maledizione contro lo stesso sovrano e contro Castel Gagliardo. Tale maledizione si manifesterà con il prodigio della pioggia di sangue. Ci narra la storia. In quel luogo, mentre era in corso questa grande impresa, si racconta che sia accaduto un evento meraviglioso. Infatti, come affermano alcune persone non ignobili, che affermano di essere presenti, nel mese di maggio, poco prima delle solennità dell'ascensione del Signore, mentre il re si avvicinava e sollecitava l'opera, cadde improvvisamente una pioggia mista a sangue. Con stupore di tutti gli astanti che erano presenti con il re, mentre osservavano gocce di vero sangue sulle loro vesti e si temeva che un avvenimento così insolito potesse presagire il male. Ma il re non si sgomentò di questo. Se anche un angelo dal cielo lo avesse convinto a desistere, avrebbe pronunciato un anatema contro di lui.
Durante il funesto fenomeno, le genti furono prese dallo sgomento, ma il re, caparbiamente, non rinunciò all'impresa e decise di far proseguire i lavori del castello. Forse pensando di ottenere una benedizione ed evitare così gli effetti dell'inquietante prodigio, il re donò al vescovo l'importante porto marittimo di Dieppe affacciato sulla Manica. Ma 3 anni più tardi, nel 1199, i peggiori presagi della pioggia di sangue si realizzarono comunque. Ecco come andarono le cose. Per sopprimere la rivolta di un vassallo nella regione francese del Limosino, nonostante fosse periodo di quaresima, Riccardo mise sotto assedio Chalus-Chabrol, un castello praticamente quasi indifeso, dove probabilmente si trovava un tesoro d'oro d'epoca romana di cui il re voleva impossessarsi. In confronto alle grandi campagne di guerra a cui era abituato, si trattava di un intervento militare molto semplice. Eppure... 25 marzo 1199. Nel tardo pomeriggio, il sovrano stava camminando senza armatura intorno al castello assediato per osservare il lavoro degli zappatori ai piedi delle mura. Poche frecce venivano scagliate dagli scarsi difensori, frecce che di rado riuscivano a colpire qualcosa, e infatti non intimorivano affatto i soldati del re, certi della vittoria. In quel momento, però, incredibilmente, un dardo di balestra del tutto inaspettato riuscì a colpire Re Riccardo tra la spalla sinistra e il collo. Meravigliato, il sovrano minimizzò l'accaduto, si sedette e provò a estrarre da solo la freccia, mentre continuava a conversare con i suoi uomini. Il dardo però era penetrato in profondità e la ferita era più grave di quanto sembrasse. Accompagnato nella sua tenda, la freccia fu estratta a fatica grazie all'intervento di un cerusico, un chirurgo dell'epoca. Ma nel giro di pochi giorni la ferita si infettò e andò in cancrena. Il re, che inizialmente aveva sottovalutato l'accaduto, capì che non c'era più niente da fare. Allora decise di organizzare un banchetto, una festa d'addio, e ordinò che fosse condotto davanti a lui il balestriere che aveva scoccato il dardo mortale. Ma, anziché vendicarsi, di fronte allo stupore di tutti, Re Riccardo fece liberare quel soldato nemico e lo ricompensò con 100 scellini, perché era riuscito nell'impresa nella quale tutti gli altri nemici avevano fallito: uccidere il cuor di leone. Re Riccardo dispose che il proprio corpo fosse sepolto accanto alla tomba del padre, a Fontvrieux, cervello, sangue interiora, a Charroix, e il cuore a Rouen, nella chiesa del vescovo cui aveva espropriato la terra per la costruzione di Castel Gagliardo. Anche il castello subì il medesimo destino di Riccardo Cuor di Leone. Nel 1203, infatti, la fortezza subì l'attacco del re di Francia Filippo II. Nel sanguinoso assedio, gli inglesi furono sconfitti e la Normandia tornò per sempre francese. La profezia della pioggia di sangue era definitivamente compiuta. Una pioggia di sangue precedette la peste nera che imperversò tra il 1347 e il 1353 e devastò l'Europa, uccidendo circa 30 milioni di persone, cioè quasi la metà dell'intera popolazione europea dell'epoca, che ammontava a circa 78 milioni. Italia. Il 7 marzo 1803 la pioggia di sangue cadde sulla Puglia. All'epoca si credette che il fenomeno fosse legato alle eruzioni vulcaniche del Vesuvio o dell'Etna, oppure al trasporto di materia proveniente dal fondo del mare e sollevata dal vapore. Lo scienziato Giuseppe Maria Giovene collegò il fenomeno al vento che precedette la pioggia e quindi alla sabbia arrivata col vento dall'Africa. In tempi più recenti, nel XXI secolo, si sono verificati altri fenomeni analoghi, tra cui la neve rossa di Pechino, probabilmente a causa delle sabbie del Gobi, ed altri ben documentati come la famosa pioggia rossa in Kerala del 2001, di cui si trovano ampie informazioni anche nel web. Colombia. Nel 2008 una pioggia rossa si abbatté sulla comunità di Chocó, la Sierra. I sacerdoti interpretarono il fenomeno come un segno divino di ammonimento per invitare gli uomini a cambiare le loro condotte di vita peccaminose.
Spagna, anno 2014. A Fuente Encalada, paesino rurale nella comunità autonoma di Castiglia e León, nella provincia di Zamora, quasi al confine col Portogallo, dopo una notte di forti piogge autunnali, gli abitanti videro che l'acqua delle fontane e degli abbeveratoi era diventata rossa come sangue. Sulle prime si parlò di piogge acide, acqua contaminata dai terroristi, sostanze chimiche entrate nella falda acquifera ed altro. Addirittura vi fu un contadino che, vedendo tutto quel sangue, denunciò un possibile omicidio. E vi furono anche testimonianze di avvistamenti UFO. Secondo i ricercatori dell'Ateneo di Salamanca, che pubblicarono il loro studio nel Bolletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural, il fenomeno fu causato dalla presenza della microalga tipica del Nord America, Hematococcus pluvialis, che in condizioni di stress come turbolenze e lunghi viaggi può produrre il pigmento rosso astaxantina. Tuttavia, gli scienziati non sono riusciti a spiegare in che modo l'alga abbia potuto viaggiare dal Nord America fino alla Spagna. Forse il suo viaggio è stato organizzato da qualche disco volante, uno di quelli avvistati dai testimoni? Anno 2019. La Scozia e alcune zone del Regno Unito furono colpite dalla cosiddetta pioggia di sangue. Qualche meteorologo dichiarò che il fenomeno era dovuto alla polvere del Sahara trasportata dai venti, ma la popolazione rimase scioccata mentre la pioggia colorava di sangue case, strade, automobili e l'intero paesaggio. Ci sono altri fenomeni simili in tutto il mondo. Il fiume Molchanka nella città di Tiumen in Russia, a Nodor nei Paesi Bassi, il fiume Fun al-Shubak presso Beirut in Libano, il fiume Xi'an nella città di Luoyang nella provincia di Henan nel nord della Cina. Nello Sri Lanka le piogge rosse sono cadute per più di 15 minuti a Sewanagala, Monaragala e Manampitiya, Polon Narua. Le interpretazioni degli esperti non sempre sono sufficienti a spiegare questi fenomeni che si moltiplicano sempre di più. Che cosa sta succedendo? Al termine di questa carrellata, vediamo ora il significato profetico delle acque rosse. L'acqua che diventa rossa ci ricorda la ferita del costato di Gesù, dalla quale uscirono acqua e sangue. Nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 19, versetto 34, leggiamo: «Uno dei soldati gli trafisse il costato con una lancia, e subito ne uscì sangue ed acqua». L'acqua che diventa rossa come sangue richiama anche la devozione al preziosissimo sangue di Gesù, versato dal Messia per la salvezza di molti. Nel capitolo 26 del Vangelo di Matteo, ai versetti 27 e 28, leggiamo: «Poi prese il calice e, dopo aver reso grazie, lo diede loro, dicendo: bevetene tutti, perché questo è il mio sangue dell'alleanza, versato per molti in remissione dei peccati». Nel capitolo 14 del Vangelo di Marco, al versetto 24, è scritto: «E disse: questo è il mio sangue, il sangue dell'alleanza, versato per molti». E nel capitolo 22 del Vangelo di Luca, il versetto 20 recita: «Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice dicendo: questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue, che viene versato per voi». Ma l'acqua che diventa rossa come il sangue ci ricorda soprattutto la prima delle 10 piaghe d'Egitto narrate nella Bibbia. Dio inviò Mosè e suo fratello maggiore Aronne a parlare con il faraone d'Egitto per chiedere la fine della schiavitù del popolo ebraico, ma il faraone sottovalutò i segni ammonitori e rifiutò di liberare gli ebrei. Allora Dio scatenò le 10 piaghe sul popolo egizio, iniziando proprio con la trasmutazione dell'acqua del Nilo in sangue, causando la morte di tutti i pesci, rendendo l'acqua inutilizzabile e condannando così gli egizi a penose sofferenze. Nel settimo capitolo del libro dell'Esodo, dal versetto 14 al 22, leggiamo: «Il Signore disse a Mosè: il cuore del faraone è ostinato, egli rifiuta di lasciare andare il popolo. Va dal faraone domani mattina, ecco, egli uscirà per andare verso l'acqua. Tu aspettalo sulla riva del fiume, prendi in mano il bastone che è stato mutato in serpente e digli: il Signore, il Dio degli ebrei, mi ha mandato da te per dirti: lascia andare il mio popolo, perché mi serva nel deserto. Ecco, fino ad ora tu non hai ubbidito. Così dice il Signore: da questo saprai che io sono il Signore. Ecco, io percuoterò col bastone che ho in mano le acque che sono nel fiume, ed esse saranno cambiate in sangue. I pesci che sono nel fiume
morranno, il fiume sarà inquinato e gli egiziani non potranno più bere l'acqua del fiume. Il Signore disse a Mosè: di ad Aronne, prendi il tuo bastone e stendi la tua mano sulle acque dell'Egitto, sui loro fiumi, sui loro canali, sui loro stagni e sopra ogni raccolta d'acqua, essi diventeranno sangue. Vi sarà sangue in tutto il paese d'Egitto, perfino nei recipienti di legno e nei recipienti di pietra. Mosè e Aronne fecero come il Signore aveva ordinato, ed egli alzò il bastone e percosse le acque che erano nel fiume sotto gli occhi del Faraone e sotto gli occhi dei suoi servitori. E tutte le acque che erano nel fiume furono cambiate in sangue. I pesci che erano nel fiume morirono e il fiume fu inquinato, tanto che gli egiziani non potevano più bere l'acqua del fiume. Vi fu sangue in tutto il paese d'Egitto. Anche nei Salmi ritroviamo gli stessi eventi prodigiosi che indicano l'intervento della giustizia divina. Nel Salmo 78, al versetto 44, leggiamo: «Egli mutò i loro fiumi e i loro ruscelli in sangue, perché non vi potessero più bere». E al Salmo 105, versetto 29, «Cambiò le acque in sangue e fece morire i loro pesci». La trasformazione dell'acqua in sangue non riguarda solo l'antico passato. Infatti, nell'Apocalisse di Giovanni, scritta millenni dopo gli eventi dell'Esodo, questo fenomeno scioccante si riferisce anche al futuro, ovvero all'attuale periodo storico, perché proprio oggi l'umanità sta vivendo l'Apocalisse, sia intesa nel senso etimologico letterale di rivelazione, svelamento, sia in senso escatologico come sinonimo di fine dei tempi, una fine che prelude al ritorno di Gesù e quindi all'avvento della nuova civiltà, il regno promesso, che non è unicamente un regno spirituale, ma anche una nuova società umana edificata sui valori etici universali di giustizia, pace e amore, il tripode su cui si fondano le superciviltà cosmiche. Dopo le tribolazioni, questa super società si avvererà anche sulla Terra. Nell'ottavo capitolo dell'Apocalisse, ai versetti 8 e 9, leggiamo: «Poi il secondo angelo suonò la tromba, come una grande montagna fu scagliata in mare. Un terzo del mare diventò sangue, un terzo delle creature viventi che erano nel mare morì, e un terzo delle navi andò distrutto». Nell'undicesimo capitolo dell'Apocalisse, dal quarto al sesto versetto, sta scritto: «I due testimoni sono i due ulivi e i due candelabri che stanno di fronte al Signore della terra. Se qualcuno tenterà di far loro del male, dalla loro bocca uscirà un fuoco e distruggerà i loro nemici. Così morirà chiunque cerchi di far loro del male. Essi hanno il potere di chiudere il cielo e di impedire che piova per tutto il tempo che annunziano la parola di Dio. Possono anche cambiare l'acqua in sangue e colpire la terra con ogni sorta di flagelli». E sempre in Apocalisse, al capitolo 16, dal versetto 3 al versetto 6, troviamo: «Poi il secondo angelo versò la sua coppa nel mare, esso divenne sangue simile a quello di un morto, e ogni essere vivente che si trovava nel mare morì. Poi il terzo angelo versò la sua coppa nei fiumi e nelle sorgenti delle acque, e diventarono sangue. Udii l'angelo delle acque che diceva: sei giusto tu che sei e che eri, tu il santo, per aver così giudicato. Essi infatti hanno versato il sangue dei santi e dei profeti, e tu hai dato loro sangue da bere, è quello che meritano». I fenomeni prodigiosi che hanno a che fare col sangue si riferiscono anche agli eletti, che oggi vengono chiamati a raccolta proprio grazie a questi avvenimenti simbolici, in grado di risvegliare le loro vere personalità spirituali. Ecco alcuni brani dal settimo capitolo dell'Apocalisse. «Apparve una moltitudine immensa, che nessuno poteva contare, di ogni nazione, razza, popolo e lingua. Tutti stavano in piedi davanti al trono e davanti all'agnello, avvolti in vesti candide.
Quelli che sono vestiti di bianco sono coloro che sono passati attraverso la grande tribolazione e hanno lavato le loro vesti rendendole candide col sangue dell'agnello. E Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi. Troviamo dei riferimenti all'acqua e al sangue anche nelle profezie del monaco santo Grigori Efimovich Rasputin, anch'egli messaggero dell'Apocalisse. Ho visto gocce di sangue che battevano contro i vetri, mentre in terra si formavano pozzanghere di sangue e di fango. Vedo tanti e tanti uomini, intere masse di popolo e montagne di cadaveri, e il loro sangue andrà ad arrossare le acque della Neva. La Neva è il fiume che attraversa San Pietroburgo in Russia, dove lo stesso Rasputin verrà gettato la notte del suo infame martirio. I veleni abbracceranno la terra come un focoso amante, e nel mortale abbraccio i cieli avranno l'alito della morte, e le fonti non daranno più che acque amare, e molte di queste acque saranno più tossiche del sangue marcio del serpente. Gli uomini moriranno di acqua e di aria, ma si dirà che sono morti di cuore e di reni, e le acque amare infesteranno i tempi come la cicuta, perché le acque amare partoriranno i tempi amari. I granai saranno pieni, le fontane daranno acqua fresca, le piante daranno frutti, ma chi mangerà quel grano e chi berrà quell'acqua morirà, e chi mangerà di quei frutti morirà. Solo i cibi raccolti dalla generazione precedente non conterranno la morte. I mari entreranno come ladri nelle città, nelle case, e le terre diventeranno salate, e il sale entrerà nelle acque, e non ci sarà acqua che non sia salata. In tutto il mondo verranno costruite delle torri. Si riferisce alle centrali nucleari e alle industrie inquinanti. E si dirà che nelle torri abiterà la vita, mentre saranno i castelli della morte. Alcuni di questi castelli saranno scrollati, e dalle loro ferite uscirà sangue marcio che infetterà la terra e il cielo. Il sangue scorrerà a fiumi nella Roma dei papi e dei lestofanti. Le fontane di Roma saranno piene di sangue umano. Sarà il tempo in cui l'ultimo impero sarà prossimo alla fine, e la fine arriverà in un turbine di sangue. Passeranno i tempi del vento, del fuoco e dell'acqua, e poi ritornerà l'arcangelo. Ma tutto sarà cambiato. In Siberia crescerà la vite, e molti palazzi di Pietroburgo saranno abbelliti con piante di limone. La voce della Santa Madre arriverà sulla luna e oltre. Di piogge di sangue si parla anche in varie profezie e rivelazioni mistiche. In un apocrifo chiamato Apocalisse di Tommaso e Giovanni leggiamo: «Ascolta, Tommaso, io sono il figlio di Dio Padre e io sono il padre di tutti gli spiriti. Ascolta da me i segni che verranno alla fine di questo mondo, prima che gli eletti escano dal mondo. Vi saranno divisioni tra re e re. In tutta la terra vi sarà una grande fame, una grande pestilenza e molte miserie. Poi, all'avvicinarsi dell'ultima ora, per 7 giorni appariranno grandi segni nel cielo e saranno scosse le potenze celesti. Nel primo giorno del giudizio avrà luogo una cosa grandemente meravigliosa. All'ora terza del giorno si udrà nel firmamento del cielo una voce possente e maestosa. Una grande nube vermiglia verrà giù da settentrione e cadrà sulla terra una pioggia di sangue. Tutte le fonti d'acqua e i pozzi ribolliranno e si muteranno in sangue. Si muoverà il cielo, le stelle scenderanno sulla terra». E uno dei presagi apocalittici di Nostradamus recita: «Dopo grande umano sconvolgimento, più grande s'appresta il gran motore che i secoli rinnova. Pioggia di sangue, inondazioni e peste, nel ciel lunga scia di fuoco scorrerà».
Anche la veggente francese Marie-Julie Jeannin, stigmatizzata, annunciò piogge di sangue come segno escatologico. Ella profetizza che per un certo periodo di tempo, in un freddo inverno, la pioggia di sangue farà seccare i raccolti, la terra diventerà sterile e gli animali periranno. Le persone verranno trascinate da alluvioni e straripamenti. Il sangue scenderà in abbondanza, trasformando la terra in un grande cimitero. Il 9 marzo del 1878, la stigmatizzata riceverà questo messaggio. Una pioggia di sangue cadrà da una nuvola straordinaria e coagulerà sulla terra per 7 settimane. Il 22 novembre 1882 riceverà il seguente messaggio. Sotto miracolosi segni di fuoco nel cielo, vi saranno spaventosi segni rossi insanguinati nel cielo che appariranno in un giorno di venerdì. Poi, al calar della notte, a ovest della Francia, apparirà una luce bianca, un enorme segno bianco, circondato da una cortina di frange di diamanti, che rimarrà visibile per 3/4 d'ora. Le vostre case saranno illuminate come dal sole, le strade saranno luminose come lo sono nei giorni ordinari. Dopo mezz'ora, ad ovest, si formerà una barra rossa che farà cadere gocce di sangue. Ed ora riflettiamo. La natura non è essa governata dalla grande intelligenza che tutto pervade e tutto presiede? E non è vero che la legge di causa-effetto regna sovrana? Allora, di fronte a questo genere di eventi passati, presenti e futuri, si dovrebbe sempre chinare il capo in segno di rispetto, perché la natura è espressione di Dio. E con umiltà e coraggio si dovrebbe cercare di intendere i messaggi simbolici che ci vengono trasmessi dagli eventi naturali. Poco importa se questi sono o non sono influenzati dall'uomo, poiché anche la piccola intelligenza dell'uomo è soggetta alle leggi della grande intelligenza cosmica, e perciò le azioni dell'uomo fanno parte del grande disegno. Se le azioni sono positive, allora sono in equilibrio con il grande disegno. Se sono negative, sono in disequilibrio, ma appartengono sempre e comunque al grande disegno. E l'uomo, che lo sappia o meno, che lo voglia o meno, che gli piaccia o meno, vive, progredisce, regredisce e si evolve sempre all'interno del grande disegno stabilito dal creatore dell'universo. Oggi le acque del Nilo, divenute rosse come sangue, vengono subito associate al conflitto israelo-palestinese, che va avanti da lunghissimo tempo e che nell'ultimo periodo sta insanguinando la striscia di Gaza con migliaia e migliaia di vittime innocenti, con veri e propri atti criminali ad opera di quello che in gergo politico si chiama terrorismo dall'alto. Atti criminali eseguiti dall'esercito israeliano ai danni della popolazione palestinese, accusata di proteggere le frange estremiste di Hamas, che, lo ricordiamo, non è un'associazione terroristica di per sé, ma un partito politico eletto dal popolo, all'interno del quale vi sono persone che purtroppo scelgono la violenza come mezzo di difesa contro gli ignobili soprusi reiterati da Israele. Il Nilo è l'anima dell'Egitto e l'Egitto è legato alla Palestina sia geograficamente sia culturalmente e in questo momento sta fornendo aiuti umanitari al popolo palestinese, parte del quale raggiunge proprio l'Egitto attraverso il valico di Rafah. Ma cosa c'entra il Nilo? Per quale motivo il Nilo, che diventa rosso sangue, farà brividire coloro che hanno occhi per vedere i segni dei tempi?
Le profezie ci dicono che la grande battaglia di Armageddon, la battaglia finale tra le forze del bene e quelle del male, scoppierà proprio in quelle terre, in Terra Santa, e finirà per coinvolgere le grandi potenze militari in una terribile guerra mondiale. Il conflitto israelo-palestinese nasconde giochi di potere immensamente più grandi di quelli che vediamo nei telegiornali. Giochi di potere che coinvolgono le nazioni più potenti del mondo, nazioni che, come Israele, possiedono ordigni atomici in grado di annientare l'umanità e distruggere il pianeta in poche ore. Anche giochi di potere occulto, nello scacchiere magico-esoterico su cui da sempre si svolgono i veri rapporti di forza che poi si riflettono nella geopolitica internazionale, dove potenti forze demoniache fanno di tutto per annientare l'umanità della Terra. Una umanità la cui maggioranza ha già venduto l'anima al diavolo, cioè al materialismo. Per tutte queste ragioni, il Nilo che diventa rosso sangue, a prescindere dal modo in cui questo avvenga, è un chiaro segno apocalittico che tutti dovrebbero conoscere e nessuno dovrebbe sottovalutare. Segno che è arrivato a pochi giorni di distanza dalla anomala aurora boreale o SAR, archi rossi aurorali stabili, che nei primi giorni di novembre 2023 ha dipinto di rosso sangue il cielo di mezza Europa. Dunque, acqua color sangue, aria color sangue, gli elementi della natura, gli zygos. E l'elemento terra è stato insanguinato già da molto tempo a causa delle innumerevoli guerre. Ora verrà il momento dell'elemento fuoco? Dobbiamo forse aspettarci l'esplosione di qualche vulcano? Non possiamo dire quando questo accadrà, ma sappiamo che accadrà. E allora l'umanità si troverà ancora una volta di fronte allo specchio del suo destino, frutto delle sue azioni. Le profezie affermano che questo è il tempo delle grandi tribolazioni. Non facciamoci trovare impreparati, impegniamoci per il bene del prossimo, per il miglioramento della società. Solo così vinceremo tutte le paure e saremo protetti dalle potenze celesti già pronte ad instaurare la nuova civiltà, dopo le tribolazioni, dalle quali germoglierà il seme della razza Ventura. Un messaggio finale. L'interpretazione della realtà. La scienza dello spirito, la scienza dell'intelligenza, ci insegna che ogni fenomeno è un sé e tutti i fenomeni sono metafore viventi interdipendenti che rivelano molte corrispondenze di carattere fisico, psichico e spirituale. Alcuni fenomeni si somigliano tra loro, ma questo non significa che essi si equivalgano. Vi sono infatti fenomeni che possiamo considerare naturali e positivi, poiché si integrano con armonia nel progresso storico planetario. Talvolta questi appaiono simili o identici ad altri fenomeni, che invece segnano momenti di rivoluzione storica. Il loro apparire ci indica l'avverarsi di un impulso storico trasformativo, una rottura della simmetria, un mutamento di fase che richiede la nostra più viva considerazione e la nostra cosciente partecipazione. Pensando al testo biblico dell'Esodo, notiamo un fatto molto importante. Dopo che Mosè e Aronne, per volontà di Dio, trasformarono l'acqua in sangue, ecco che i maghi egizi fecero la stessa cosa, ottennero lo stesso prodigio e per questo motivo il faraone sottovalutò il miracolo divino operato da Mosè e Aronne, un miracolo che aveva un chiaro significato simbolico, che annunciava le future piaghe che sarebbero state sempre più intense e drammatiche.
ma siccome i maghi del faraone con le loro arti riuscirono a riprodurre il prodigio, il faraone sottovalutò l'ammonimento. Nel capitolo 7 dell'Esodo leggiamo: «Ma i maghi d'Egitto fecero la stessa cosa con le loro arti occulte, e il cuore del faraone si indurì. Egli non diede ascolto a Mosè e ad Aronne, come il Signore aveva predetto. Il faraone volse loro le spalle, se ne andò a casa sua e non fece nessun caso nemmeno di questo». Questa vicenda emblematica, tramandata fino ai nostri giorni, è un monito rivolto all'umanità di oggi, dove gli scienziati rappresentano gli antichi maghi, sempre pronti a dare spiegazioni per sminuire gli eventi più emblematici. Mosè e Aronne sono rappresentati dagli odierni contattisti, che per volontà di Dio diffondono la parola degli angeli di ieri, extraterrestri di oggi. La figura del faraone viene incarnata dagli attuali poteri politici, religiosi e finanziari, mentre il popolo è sempre il popolo. E anziché pensare a ravvedersi in tempo utile, peggiora la propria situazione accettando di essere governato da poteri ingiusti e criminali e comportandosi con egoismo e superficialità. I fenomeni straordinari, le coincidenze, le convergenze, i sincronismi, i fatti eccezionali debbono suscitare la nostra più profonda attenzione, poiché queste singolarità, anche quando si ripetono più volte in un certo periodo di tempo, sono sintomi di una trasformazione in corso, sono messaggi che indicano la variazione dello status quo nel percorso storico planetario e umano, e sono sempre fenomeni dovuti all'attività del Sole, il padre della vita e dell'evoluzione. Sta a noi comprendere ciò che viviamo, sta a noi discernere il vero significato di tutto ciò che appare sotto i nostri occhi. Gli iniziati sanno che ogni fenomeno, ogni cosa che accade, ogni cosa che osserviamo, ogni incontro, ogni avvenimento, ogni situazione che viviamo, sia personalmente come singoli individui, sia collettivamente come società, esprime sempre un valore simbolico. Perciò è possibile ricavare il senso simbolico di ogni cosa, di ogni evento, di ogni esperienza personale e collettiva. Il senso simbolico è il senso oggettivo assoluto che trascende e risolve qualsiasi relativismo. Esso non tiene conto del parere di questo o di quello. Non si può dedurre tramite elucubrazioni mentali o complicate analisi metafisiche, né tramite sistemi teorici, dottrine, erudizioni e speculazioni scientifiche, e nemmeno con ragionamenti filosofici. Il senso simbolico dei fenomeni si realizza grazie al potere dell'intuizione, che è una sublime facoltà, puramente spirituale. L'intuizione, infatti, la si può risvegliare solo grazie all'evoluzione spirituale, ovvero grazie al costante miglioramento di se stessi per il bene del prossimo. Ama il tuo prossimo come te stesso. Qui sta tutta la saggezza dell'universo, qui la chiave d'oro dell'evoluzione, qui la summa di tutte le meditazioni, la natura della mente primordiale, la suprema porta dimensionale, qui il nesso dell'interdipendenza, qui il segreto della sincronicità, l'energia della vacuità, la pienezza dell'invisibile, qui la religione eterna, la salute dei maghi, il metodo eccelso, qui il giglio e qui la spada, qui la vittoria su tutti i demoni, il perfetto risveglio, l'attraversamento della corrente, l'uscita al giorno,
la rottura dell'incantesimo, lo squarcio nel velo di Maya, la rigenerazione, l'illuminazione, la buddhità, l'estinzione del samsara, il nirvana, la personificazione del verbo solare, qui la via, la verità e la vita, qui la scienza assoluta, qui lo scopo di tutte le ricerche, la quintessenza dei tre tempi, il compimento di tutte le relazioni, il dominio di coerenza, qui la fiamma dei poeti, la sintesi profetica, il nettare del cratere, la gemma preziosa, la lampada accesa delle vergini sagge, il sacro Graal, qui la ragione e l'eredità degli eletti vincitori della morte, qui la resurrezione dell'essere e la sublimazione del tutto, qui la giustizia, qui l'alfa e qui l'omega, il movente primo e il fine ultimo, la causa e l'effetto, il seme e il frutto, il principio e il traguardo dello scenario cosmico. Qui la gnosi suprema, la pietra filosofale, la super logica degli dèi, qui l'intelligenza, qui la ragione dell'esistenza, il senso della vita e qui la soluzione di tutte le vicissitudini della storia, il destino universale, la rosa che fiorisce sulla croce. Ama il tuo prossimo come te stesso. Ama il tuo prossimo come te stesso. Come te stesso. Una volta svegliata, l'intuizione ci fornisce una visuale onnicomprensiva che trascende le apparenze. Una prospettiva che coglie il valore simbolico assoluto di tutto ciò che viviamo. Tutto ciò che viviamo è una giostra di immagini allegoriche in continuo mutamento, un intreccio di forme pensiero che si materializzano nelle trame della realtà apparente, configurano gli elementi della realtà apparente, la realtà materiale, e poi si scompongono e tornano nell'invisibile immateriale, e poi si ricompongono ancora in nuove strutture materiali, e poi tornano nell'invisibile, e così via, all'infinito. Gli elementi naturali sono l'espressione biologica di questa alternanza di unione-separazione, associazione-dissociazione, aggregazione-disgregazione, sistole-diastole, ove le potenze invisibili modellano l'esperienza della vita. E nell'andirivieni di questo oceano cosmico, la giostra della nostra vita è una fugace rifrazione luminosa che appare e scompare tra i vapori, un breve istante iridescente tra l'onda e la risacca. La domanda è: chi muove l'oceano cosmico dove si manifesta la giostra allegorica della nostra vita? L'oceano è mosso dal gioco divino dell'intelligenza onnicreante, un gioco perpetuo di luci ed ombre palpitanti che determina l'oscillazione elettromagnetica delle apparenze. Lo spazio esistenziale vibra ininterrottamente al ritmo di queste pulsazioni chiaroscure. Il soffio perpetuo della grande intelligenza gonfia la vela infinita del creato e sospinge l'eterno divenire. Qui l'incessante metamorfosi delle forme pensiero e degli elementi naturali organizza, plasma e configura la manifestazione della realtà apparente in funzione delle necessità evolutive di noi spiriti intelligenza incarnati.
Tale configurazione elementale, strumento evolutivo dell'intelligenza incarnata, si avvera in virtù dell'impulso evolutore generato dalla grande intelligenza onnicreante che tutto produce e tutto motiva e tutto pervade e tutto governa. Causa primordiale del tutto e genitrice assoluta del pensiero creativo, la grande intelligenza suscita e dirige tutte le forme e tutte le sostanze della realtà visibile e invisibile, esala ed inala il tutto, da sempre e per sempre, eternamente al di qua e al di là del tutto, eternamente dentro e fuori lo spazio-tempo, motore immobile ed eterno presente che comanda i dinamismi dell'eterno divenire, ove la realtà visibile è il riverbero operativo della realtà invisibile. La realtà è dunque uno specchio che riflette ciò che noi siamo, sia come individui, sia come collettività. La vita è una continua allegoria di immagini che appaiono e scompaiono nello spazio-tempo in cui ci è dato di recitare la nostra parte. Qui, nel teatro della vita, possiamo danzare la nostra danza e possiamo cantare la nostra canzone. La realtà è la proiezione della coscienza dei singoli uomini e dell'intera umanità, una proiezione della nostra invisibile morfologia psichica materializzata nelle forme visibili del mondo. La realtà, palpitante e inesauribile metamorfosi di forme e di sostanze che riflettono quello che siamo. Ecco, se osserviamo le forme con il potere dell'intuizione che si chiama seconda vista, occhio della mente, occhio unico, occhio dell'intelligenza, ecco, queste forme, queste immagini materializzate ci svelano il loro vero significato, il loro archetipo, il senso primordiale che è senso assoluto, poiché proviene dal logos della grande intelligenza. Quando avremo tuffato lo sguardo in questo divino reame donde sorgono tutte le idee del creato, allora l'intuizione potrà cogliere le verità fondamentali e tutte le cose a cui rivolgeremo la nostra attenzione si schiuderanno come fiori di luce, svelandoci l'archetipo, il significato e il significante, il vivo simbolo della loro presenza. Dunque, fratelli e sorelle, quando osserviamo i fenomeni, non fermiamoci all'apparenza e non accontentiamoci delle spiegazioni materialiste della povera scienza terrestre, poiché davvero ogni fenomeno, ogni circostanza, ogni accadimento, ogni incontro, ogni fatto, ogni cosa che osserviamo ci parla di noi stessi e ci parla del tutto. E ogni cosa porta in dono un messaggio che rivela nella forma la sua funzione. E nella funzione rivela per noi una divina esortazione. Dedichiamoci perciò al bene della vita, al bene del prossimo, al progresso della società. Solo così potremo crescere in statura spirituale ed eccitare la fiamma dell'intuizione per osservare i fenomeni con l'entusiasmo dell'intelligenza svegliata, l'entusiasmo dei bambini, affinché possiamo guardare al di là delle sembianze, al di là dell'aldiquà, oltre i 100.000 veli dell'illusione, fissando lo sguardo nel sole delle eterne verità.